tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Vabbè, sempre più sciroccata. Allora, ragazzi, sentite in sottofondo il suono del frigo perché, come potete vedere, siamo nella mia cucina. Vi voglio far vedere delle cosine che ho comprato. Non ce l'ho proprio, oddio, quasi. Allora, questa è stata lavata, quindi è bagnata, è qui ad asciugare. Che cosa ho fatto? Ho comprato praticamente un set, una batteria di pentole e padelle. Però in realtà non era una batteria, le ho comprate sciolte su Amazon. Tutto è nato da quando ho provato a fare il formaggio, finto formaggio di mandorle, che mi si è rotta una delle pentole di vetro, quindi praticamente delle pentole di vetro che avevo, me ne è rimasta solo una piccolina che era a casa del marito, ma ho provveduto a portarla qui a casa mia perché effettivamente una pentola piccola qui non ce l'avevo, non ce l'avevo perché ho sbagliato a comprarla, perché questa, che io pensavo che mi sostituisse quella che mi si è rotta, invece è, come potete vedere, enorme. Allora, andiamo per gradi. Mi si è rotta quella pentola, quindi ho detto vabbè, devo comprare una nuova pentola. Siccome avevo già preso questo qualche mese fa, avevo comprato questa casserolina col manico piccolina della Lagostina, rifinita color rame, guardate quanto è bella, di buona qualità, senza che rilasciasse tutte le varie schifezzine, insomma mi era piaciuta. Allora ho detto, guarda, invece di comprare un'altra pentola in Pyrex che mi costa un occhio della testa, provo a trovare una pentola di questo tipo. Questa casserolina l'avevo presa perché per cucinare le cose per me il giorno che sono sola, non mi servono pentole grosse, tipo se mi voglio fare un po' di riso, un po' d'orzo, grano saraceno, insomma roba piccola, o anche della pasta per me a pranzo, questa mi è sufficiente. E soprattutto, ora voi forse lo vedete qua giù, soprattutto è perfetta da appoggiare sul fornellino elettrico. Perché uso il fornellino elettrico nonostante ho il gas, nonostante abbia il gas? Monica, un po' di italiano, corretto. Lo uso perché abbiamo messo i pannelli solari ormai da un anno e mezzo. Quindi che succede? Che in estate, soprattutto che c'è tanto sole e c'è tanta energia solare, quando posso, invece di usare il gas, utilizzo l'energia solare, ovvero l'elettricità, anche per cucinare. Quindi per il giorno quando sono sola mi metto il mio pentolino lì e mi cuocio le cose sul fornellino elettrico utilizzando il sole. E quindi da lì ho detto ok, prendo una pentola. Però dice leggere le misure, no, vero? Ragazzi, chiedete troppo leggere le misure. Quindi ho preso questa pentola pensando che fosse più o meno equivalente all'altra, che era, non dico la metà, ma fate conto, molto più piccola, alta, forse un pochino più alta di questa, ma più piccola. E niente, mi è arrivato sto pentolone, ho detto vabbè, non lo rimando indietro, perché comunque la sera per cuocere la pasta per due questa mi va bene, sia per la pasta che per gli spaghetti, insomma. Poi spesso quando comincia la superproduzione di verdura, insomma, ho le verdure, quindi ho detto va bene, la tengo. E allora ho tenuto questa, per cui ho la mia casserolina, no vabbè, oggi ho la lingua che si attorciglia, ho la mia casserolina per il giorno da sola, la sera ho questa pentola. Poi che cosa ho fatto? E come c'è il mio vicino di casa, Mamadou, che è un ragazzo senegalese che non è che gli avanzano tutti questi soldi, no? Poi c'è da mandare un sacco di soldi alla famiglia, cioè una mega famiglia in Senegal, insomma. Quindi sì, cerco di dargli una mano. E l'altro giorno mi ha detto, ce l'hai una padella? Ho detto, vabbè, guarda. Ho fatto incetta, praticamente tutte le mie padelle che avevo gliele ho date a lui, in più gli ho trovato anche delle cose in alluminio che avevo messo in un sacchetto, proprio quelle dell'Agnelli, insomma quei bei pentoloni che non li stavo usando più,
gli ho dato tutta sta roba a lui, quindi ho detto per me le riprendo tutte uguali, visto che spesso non avendo spazio la roba sta a vista, ho detto si fa un patto e due servizi, lui contento come una Pasqua perché ha avuto un po' di pentole sia da usare lui che da mandare alla sua moglie, perché ogni tanto manda giù cose, e io diciamo ho preso delle pentoline nuove, belline, tutte uguali, tipo batteria, quindi oltre alla pentola e alla casseruola ho preso il wok, che questa è una delle padelle più usate da me perché spesso faccio le verdure saltate, lo uso veramente tanto il wok, e poi la padella piccola che vi ho fatto vedere, e anche questa la uso molto soprattutto il giorno quando sono da sola. Oggi per esempio qui ci ho cotto il tofu, e poi ho preso un'altra intermedia, che cioè anche questa è grande come questa, diciamo sono tutte e due grandi uguali, però mentre questa è un wok, diciamo che questa è più una padella da frittata, da crepe, da omelette, e niente, ho preso questa. I coperchi non li ho presi perché ce l'ho già. Ah, c'ho anche questa. No, anche questa è bella grande. Allora, questa è grande come questa, quella che vi ho fatto vedere è leggermente più piccola. Per quella leggermente più piccola non c'è il coperchio. Pazienza, ci metterò questo sopra che avanza. Questo è un coperchio di vetro che ho da mo'. Ecco, vedete, mi va bene sia su questa che sul wok. E niente, coperchi non l'ho comprati perché quel coperchio lì mi va sul wok. Mi sembra che mi vada anche sulla pentola, non mi ricordo, ma ne ho un altro. Ok, sulla pentola ci sta grande. Sotto dove tengo le pentole c'è un altro coperchio che ha una via di mezzo, mi dovrebbe andare bene per quella pentola lì, non lo so. Comunque in qualche modo si fa, insomma, dei coperchi al limite li recupero, da qualche parte li trovo. E niente, sono contenta perché sono molto belle queste padelle. Poi qui dice che c'ha questo bollino che aiuta a far capire quando la pentola è calda, ma io sono un po' bestiolina, io metto lì la roba a cuocere e la roba va. Altra cosa che ho comprato per la cucina, mi devo spostare, aspettate, anzi guardate, vi porto a giro con me, vi faccio vedere la mia casina, tanto lo sapete che i miei video sono tanto tanto informali, nel frattempo avete visto quadri, robe varie. Eccomi qua che mi sono spostata nello studiolo. Allora, nello studiolo, siccome la cucina, come avete visto, è piccina e più di tanta roba non c'entra, aspettate, c'ho il banchettino, mi metto a cecce. Allora, eccomi qua. Nello studiolo c'ho altra roba, allora, vabbè, qui è la macchinetta del caffè, incomodato d'uso gratuito, finché si può. Poi questo è il bollitore, che questo è già un po' che l'ho comprato, mi sa che ve l'ho già fatto vedere, e anche questo è super utile ragazzi, perché appunto avendo l'energia solare, quando devo cuocere la pasta o altre cose, invece di mettere l'acqua fredda e tenerla lì 3 ore a cuocere col gas, io metto già l'acqua bollente col bollitore, così risparmio, nel senso che uso l'energia solare per scaldare l'acqua e di gas ne uso molto meno. Poi ho comprato questo, il frullatore. Ho preso questo frullatore della Cecotec, è arrivato ieri. Perché l'ho preso? Perché quando ho provato a fare il formaggio di mandorle, avevo solo il tritatutto, perché non sono una che ama troppi aggeggi, tipo anche per sbattere le cose, le uova, a me piace la frusta a mano e faccio con quella. E come cose, strumentazione avevo praticamente bollitore, forno a microonde e tritatutto, cioè non c'ho altro. Che è successo? Che il tritatutto va bene per certe cose, ma per frullare le mandorle con l'acqua, mezzo disastro. Quindi ho detto, dai Monica, se vuoi continuare a fare qualche sperimentino, qualche robina un po' alternativa, un frullatore prenditelo. Che ovviamente in cucina non c'è posto, quindi l'ho messo qua. Qua sotto c'è la centrale elettrica, non potete capire l'ammasso di fili che c'è sotto questa scrivania. E
Quindi il frullatore l'ho messo qui. Che cos'ha questo frullatore? È semplicissimo, però è 1800 come potenza, quindi è bello potente, va bene proprio anche per... aspetta, come lo chiamano? Emulsionare? Boh, non lo so. Insomma, per fare le cose molto, proprio fini, fini, fini. E quello che ha di buono è che ovviamente la caraffa è in vetro bello spesso, c'ha il misurino, semplice da usare, nel senso che io questa me la porto di là in cucina, ci metto quello che ci devo mettere, la riporto di qua e lo tengo qua, perché se devo tenere un frullatore chiuso in un mobile che ogni volta lo devo portare fuori, collegare alla presa di corrente che non ho libera, quindi devo prendere la spina, non lo uso mai. Invece messo qui è fermo, collegato, e io semplicemente mi porto di là in cucina la caraffa. Quando ho frullato me la riporto di là in cucina e faccio le cose che devo fare e via. Questa si può mettere in lavastoviglie. Quindi niente, i miei acquisti della cucina, della casa sono questi. Io spero di avervi dato qualche idea. Vi lascio i link affiliati giù in descrizione se vi interessa comprarli, perché fra l'altro le padelle erano veramente scontate. Allora, devo dire che una l'ho rimandata indietro e me la sono fatta sostituire perché mi era arrivata un po' graffiata, quindi se le ordinate su Amazon guardatele bene prima di tenerle, perché appunto ragazzi, nel trasporto la storia è questa. Però l'ho prese veramente ad un prezzo molto molto buono e molto scontato. Vi saluto, ciao!